l'albero. Nascondilo subito. E guai se i bambini lo vedono prima di questa sera. Quanto è? Va bene così? No, no. Tenete pure. Le spese? Ma tutta quella roba? Ma scusa, caro, qualche lusso dobbiamo permettercelo quest'anno. È il primo Natale che possiamo. Ma cosa possiamo? Non certo buttare i quattrini dalla finestra. Ma sì. Dalla finestra? Ma sì, un pochino sì, Tornade. Ormai con lo stipendio che ti daranno. Quando me lo daranno? Deve passare un trimestre, gennaio, febbraio, marzo. E non possiamo farceli dare intanto. Prestati. Nora, ricominciamo. Metti pure che io oggi mi faccia dare 1000 corone. Tu in una settimana le fai sparire. E io a Capodanno. Che cosa? Ma non so, una tegola in testa magari. Non dire queste cose, Torvald. Nemmeno per scherzo. E quando accadono sul serio? Beh, allora. Debiti o non debiti, non è quello il disastro. E i creditori? Gente strana. Nora mia, ragioni proprio da donna. Comunque no, seriamente. Né debiti né prestiti, è il mio sistema, lo sai. Ne abbiamo fatta meno fino adesso, perché dovremmo cambiare? Per una stupida impazienza di ore. Sì, sì, va bene. Ehi, Topino. Mi tieni il muso? No, no. No? Ah, meno male. Perché io qua... Vedi che cosa ho per il mio Topino? Soldi! Beh, sì, come si fa. Lo so anch'io che per Natale occorrono molti soldi. Oh, grazie, Torvald, grazie. Ah, me li farò bastare per un pezzo, vedrai. Lo spero bene. Ah, sì, sì. Allora, vieni. Guarda. Io ho trovato tutto a buon mercato, sai? E un vestitino per Ivan e questa sciabola. A Bob questo cavalluccio e questa tromba. Guarda. Questo è per Emily, il collettino. No, non è niente di speciale, capisci? Ma tanto rompono tutto subito. Quelle là sono stoffe per le donne, stagi d'abito. Sì, veramente per la mia vecchia Anna Maria io avrei voluto fare di più, caro, ma... E questo pacchetto? No, questo niente. Capito. Capito. E dimmi un po', Charlotte Patrice. Per te? Per me? Su, avanti. Dimmi un desiderio ragionevole. Io non lo so. Cioè... Cioè, lo sai benissimo. Dunque? Se tu volessi darmi qualcosa. Se tu volessi darmi... Coraggio? Dei soldi, Torvald, ancora un po' di soldi. Ma come? No, ma solo quelli che puoi, non molti, naturalmente. Mi sembra che le monete avvolte in carta dorata e appese all'albero sarebbero anche carine, no? Ma sei spaventosa. Sì, lo so, Torvald. E così, capisci, io potrei pensare a qualcosa che mi serve davvero e... E questo è molto ragionevole, mi pare. Ma sì, sì, se tu fossi capace di metterli da parte per quella cosa lì, sì. Ma lo sai benissimo come va a finire. Quei soldi spariscono non si sa come e io devo dartene degli altri. Ma no, Torvald. Ma sì, è esattamente quello che avverrebbe. Sei un disastro. Ma no, Torvald, perché dici così? Io risparmio più che posso. E poi così poco, ma così poco. Abbiamo tante spese. È incredibile come somiglia a tuo padre. Tanta smania per i soldi e nessuna capacità di farli durare. Certe cose sono ereditarie. Se proprio tutto qui è quello che ho saputo ereditare da mio padre. Ma a me piace così, Topino. Anche con quella tua aria un po'... Un po' come?
perlomeno sospetta di lei. Facciamo i conti. Guardami negli occhi, ghiottona. Scommetto che tu hai fatto almeno qualche scappatella in pasticceria. No. No? Nemmeno un candito? No, Torvald, no, ti assicuro. Un amaretto? Ma Torvald, se te l'ho promesso. Sì, ma adesso io scherzavo. Questa sera però, quando saremo tutti attorno all'albero di Natale e accenderemo le candeline, voglio smascherare i tuoi segreti natalizi. Ti sei ricordato di invitare il dottor Rank? Glielo dirò, ma mi pareva sottinteso. Comunque, ho ordinato del vino buono per la cena. Sono contento di questa nostra festicciola. Anch'io, caro. E penso ai bambini. Lo scorso Natale, invece, ti ricordi? Sparivi ogni sera in camera tua a ritagliare fiori di carta. Per 3 settimane. Bella festa. Ah, io non mi annoiavo, però. E il risultato? No, smettila. E che colpa ne ho io se poi il gatto mi ha strappato tutto? Nessuna colpa, poverina. Tu avevi fatto miracoli per farci felici. Ma adesso è finita. Non dovrai più mettere alla prova i tuoi occhi, le tue mani e la mia pazienza. Mai più? Vero, Torvald? Mai più? È meraviglioso. E io adesso penso che potremmo fare anche qualche progetto, vero? Io ho pensato che subito dopo Natale... Oh, suonano, che peccato. Io non sono in casa per nessuno, eh? C'è una signora. Fai entrare qui. E c'è anche il dottor Rank. L'hai fatto passare nel mio studio? Sì, signora avvocato. Buongiorno. Buongiorno. Non mi riconosci? Sì, certo, non mi Cristina. Cristina. Oh, ma è strano che non ti abbia riconosciuta subito. No, però non potevo riconoscerti. Sei veramente un po' cambiata. Certo, dopo 9 anni o 10. Tanto tempo. Sì. Già, questi ultimi 8 anni per me sono stati così felici. E adesso eccoti qui. Sono arrivata stamattina col battello. Per passare le feste di Natale. Che bello, ci divertiremo. Dammi il mantello. Hai freddo? No. Grazie. Siediti. Ecco, sì. Adesso ti rivedo, ecco, come una volta. Uguale. Sai che al primo momento non... però sei veramente un po' più pallida. E anche molto più vecchia. Sì, un pochino forse, ma non tanto. Oh, che stupida. Io continuo a chiacchierare, tu... Scusami, Cristina. Ma perché? Di che cosa? Oh, povera Cristina. Tu sei rimasta vedova, vero? Sì, da 3 anni. Lo sapevo, sai, l'avevo letto sui giornali. Io ho pensato tante volte di iscriverti, ma poi c'era sempre qualcosa che... ho continuato a rimandare, sì, so benissimo, sai? Come succede. No, è stato molto brutto da parte mia. Oh, povera Cristina. E lui? Mi hanno detto che non ti ha lasciato da vivere. No. E figli? Neanche. Niente. Neanche rimpianti, purtroppo. Ma come? Succede. E sei sola? Deve essere molto triste. Io ho 3 bei bambini, invece. Non posso farteli vedere adesso perché sono fuori con la bambinaia. No, dimmi tu adesso. No, c'è tempo. Comincia. No. Oggi non voglio essere egoista, parliamo di te. No, allora... solo una cosa. Ne sai la fortuna che ci è capitata in questi giorni? No. Pensa, Torvald è stato nominato direttore della banca commerciale. Tuo marito? Sì, splendido. Dai primi di gennaio Torvald comincia il suo nuovo lavoro. Avrà un grosso stipendio e molte percentuali. E cambieremo vita, faremo tutto quello che vorremo. Anche qualche pazzia. Nora. Nora. Io ricordo che a scuola avevi le mani bucate e non hai proprio messo giudizio. Domandalo a Torvald. Ma Nora non è poi così matta come credete voi.
Del resto, fino adesso c'è stato ben poco da sprecare. Abbiamo dovuto lavorare, tutti e due. Anche tu? Eh sì, piccole cose naturalmente, cucito, ricamo. Ma per Thorvald il primo anno del nostro matrimonio è stato tremendo. Lavori straordinari, sgobbare mattina e sera, e si è ammalato seriamente. Ah. E i medici hanno detto che dovevamo partire. Ah, è per questo che siete andati in Italia per un anno? Eh sì, sì. Non era facile, ma bisognava. È stato un viaggio splendido. E ha salvato la vita a Thorvald, ma quanto è costato, Cristina? Immagino. 1200 scudi, 4800 corone. Una discreta somma, eh? Altro che, però, in questi casi è già una bella fortuna avere quello che serve. Ecco. E noi li abbiamo avuti da mio padre. Capisco, ma è proprio in quel periodo che tuo padre è morto, vero? Eh sì, sì, proprio in quel periodo. Io non ho neanche potuto assisterlo, neanche vederlo. Povero papà mio. È stato il momento più brutto della mia vita. Eh sì, lo so che eri molto affezionata a tuo padre. E così siete partiti per l'Italia. Già, ormai i soldi c'erano, i medici insistevano. Tuo marito è guarito bene? Ah, perfettamente. E quel dottore, perché mi pare di aver capito che quel signore che è entrato insieme a me è un medico. Ah, il dottor Rank. Eh sì, ma viene qui, solo come amico, eh? Sempre qui, sempre qui. No. Thorvald non è più stato male, neanche un po', neanche un attimo. E anche i bambini stanno benissimo, e anch'io. Vivere è veramente una cosa... Cristina, ho ricominciato, eh? Scusami, sai. Scusami, ma... Senti, ma... È proprio vero che non volevi bene a tuo marito? No. E allora perché l'hai sposato? Mia madre era povera, malata... E poi dovevo provvedere anche ai miei fratelli. Allora lui era ricco? Sì, sì. Abbastanza, soltanto però che faceva affari poco sicuri. Infatti, quando è morto è stato un crollo, non è rimasto più niente. E così? Ho cercato di arrangiarmi, un negozietto, qualche lezione. 3 anni senza riposo, Nora. Ma adesso però è finita. La mia povera mamma non c'è più e i miei fratelli possono provvedere a se stessi. E beh, questo sarà un sollievo. No. No, è un gran vuoto. È per questo che ho dovuto partire. Forse qui è più facile trovare un buon lavoro, distrarsi. Ecco, se io potessi trovare un impiego fisso... Ma sarebbe meglio se tu prima andassi a riposarti in qualche posto. Ma io non ho un padre che mi paga le spese. Capisci, Nora? Scusami, sai. No, scusa tu. Sai qual è il guaio quando le cose vanno male? Che ci si inasprisce. Non si deve più lavorare per nessuno, soltanto per vivere. Per vivere si diventa egoisti. Lo sai che mentre mi raccontavi tutte le vostre belle novità, io me ne rallegravo per me stessa. Come? Oh, tu pensi che Thorvald adesso possa esserti utile? Sì, appunto. Certo, preparerò io il terreno, vedrai che troverò qualche cosa di carino per commuoverlo. È molto bello da te, Nora, far questo, anche perché tu di questi problemi non sai niente, non ne hai mai avuti. Credi? Beh, me l'hai detto anche tu, a parte il cucito e il ricamo, mi pare, cara, non c'è niente di male, ma tu sei una bambina. Esageri adesso con il tuo tono di superiorità. Ma Nora. Secondo voi io non so niente delle difficoltà della vita, non ho esperienza. Ma me l'hai detto anche tu poco fa, tutte le tue difficoltà sono state soltanto... Di più non te l'ho raccontato. Tu mi guardi dall'alto in basso. E perché sei tanto orgogliosa? Perché hai fatto dei sacrifici per tua madre? Credo d'averne il diritto. Ma certo, appunto. E anch'io ho ragione di essere orgogliosa. È questo che volevo dirti. Ne dubiti?
No, ma non capisco perché... Piano, sai, Torvald non deve sentire. Io lo dico soltanto a te. Nessuno lo sa. Io ho salvato la vita a Torvald. È di questo che sono orgogliosa. Salvato? E come? Il viaggio in Italia. Te l'ho detto, e se Torvald non partiva... Già, ma non è stato tuo padre che... Così credono tutti. Ma invece no. Papà non ne aveva. Io? Tu che cosa? 1200 scudi. 4800 corone. E come hai fatto? Hai vinto la lotteria? Sì, bel merito se li avessi vinti. E allora? Ma... Un prestito, no? Perché no? Perché una donna sposata non può fare debiti senza il consenso del marito. Vabbè, ma sapendo fare... No, ma proprio non capisco. Non importa. Ma poi non è detto che io li abbia presi in prestito. Io posso benissimo essermi procurati in un altro modo. Io posso anche averli avuti da... Da un ammiratore, no? Sono abbastanza carina. Oh, che matta sei. Confesso che sei curiosa. Spero che tu non abbia commesso imprudenze. È un imprudente salvare la vita al proprio marito? Ma lui così non ha mai saputo che quel denaro non era di tuo padre? No. Ma come hai fatto a non confessarglielo? Ma cosa ti viene in mente? Se è vero, è intransigente con me. Poi no, si sentirebbe umiliato con il suo orgoglio maschile, figurati. Non può dovermi qualcosa. Questo cambierebbe tutto nei nostri rapporti, più nessuna intimità, nessuna tenerezza. E non glielo dirai mai? Un giorno forse sì, fra molti anni, quando sarò più brutta. Oh, Nora. Non ridere. Io voglio dire, quando Torvald non sarà più tanto innamorato di me, e allora sarà bene che io abbia da parte qualche altra risorsa. Ma che sciocchezze. Quel giorno non verrà mai. E allora, Christine, che ne dici del mio segreto? Vedi che anch'io sono capace di qualche cosa. Però ti assicuro che questo imbroglio mi è costato un'infinità di preoccupazioni. Non è stato sempre facile per me essere puntuale alle scadenze. Ma devi sapere che nel mondo degli affari c'è una cosa che si chiama interesse trimestrale, poi un'altra che si chiama ammortamento di capitale. Insomma, è che devi sempre pagare di più di quello che credevi e di quello che hai. È terribile, sai. E quindi, pensa, io ho dovuto fare molta economia sempre, su tutto. E cioè, no, sulle spese di casa no, perché Torvald doveva mangiare bene. I bambini, potevo vestirli male, io potevo spendere qualcosa di meno di quello che Torvald mi dava per loro, no? E così, povera Nora, tutte le economie hai dovuto farle soltanto su di te? Eh sì. Beh, dopotutto è una faccenda che riguarda soltanto me. Quando Torvald mi dà dei soldi, per me ne spendo la metà. Io compro la roba semplice a buon mercato, tanto quello che mi metto addosso mi sta benino lo stesso e Torvald non se ne accorge. Eh sì, però il sacrificio qualche volta è abbastanza pesante, perché mi fa piacere vestirsi bene, no? Certo. Oh, ma poi mi sono capitate anche altre risorse, sai. L'anno scorso, a Natale, per esempio, molta roba da copiare per un ufficio. Io mi rinchiudevo in camera mia e scrivevo. Veniva notte alta e poi certe sere ero stanca. Però era bello lavorare per guadagnare del denaro. Mi pareva quasi di essere un uomo. Quando non sapevo dove sbattere la testa, allora sognavo che un vecchio signore molto ricco si innamorava di me. Chi? Così niente, stupidaggine. E moriva. E allora si apriva il testamento e c'era scritto: tutto quello che possiedo deve essere lasciato in contanti alla affascinante signora Nora Elmer. E chi sarebbe stato questo? Ma come, Christine, non hai capito? Non c'è.
Non è mai esistito quel vecchio signore. Me lo immaginavo io per farmi coraggio quando non trovavo denaro. Ma adesso finalmente quel vecchio seccatore può andarsene al diavolo con tutto il suo testamento perché io sono a posto. Oh, mio Dio, Christine. Che sensazione di pace. Io sarò libera. E poi verrà la primavera. E poi magari faremo un viaggio. Sarà meglio che io vada. Ma no, aspetta. C'è un signore che chiede del signor avvocato. Del signor direttore. Ah, sì, del signor direttore. Ma siccome c'è il dottor Rank di là, io non sapevo se... Ma chi è? Lei? Io, signora. Ma cosa vuole di mio marito? Affari di banca. Io ho un piccolo impiego alla banca commerciale. Ho saputo che suo marito sta per diventare il nostro direttore e... Infatti? Insomma, solo affari, signora. Affari noiosi, nient'altro. Un certo Costa. Sì, mi pareva. Ah, lo conosci? Molti anni fa è stato procuratore da noi, ma mi sembra molto cambiato. Ma un matrimonio sbagliato, credo. Adesso è vedovo, Sì, con un mucchio di bambini. Ah, adesso sì, ti è accesa bene. Dicono che si occupa di affari di ogni genere. Ah sì? Ma guarda, può darsi, sì. Non lo sapevo. Non parliamo più di affari. È noioso, no? Beh, è inutile che stia qui a disturbarti. Se devi parlare, io intanto vado un po' da tua moglie. Oh, scusate, disturbo anche qui, mi pare. No. Bene, il dottor Rank, la signora Linder. Piacere. La signora Linder è un nome che ho sentito spesso in questa casa. E prima le sono passato accanto sulle scale, vero? Sì, io fatico un po' a salire. Qualche disturbo? No, un po' d'esaurimento. Ah, ecco. E viene a riposarsi qui in città e sotto le feste. Vengo a cercare lavoro. Un buon rimedio per l'esaurimento. Bisogna che vivere, dottore. Eh già. È un'opinione diffusa questa, che sia necessario vivere. Perché? Lei non ci tiene? Ah, certo che ci tengo. Anche se sono mal ridotto, voglio soffrire il più a lungo possibile. I miei pazienti lo stesso, tutti. Anche gli ammalati di infermità morali non fanno eccezioni. Adesso da Elmer c'è appunto uno di questi. Quello è fradicio dentro. E anche lui, la stessa storia. Che bisogna vivere, eccetera, eccetera. Ma cosa vuole da Torban? Questo non lo so. Questione di banca, credo. Ah, sì? Non sapevo che Crota finisse. Che avesse a che fare con la banca. Ma sì, una specie di impiego. Capisce? Non so se succede anche dalle sue parti, signora, ma c'è l'abitudine di scovare questi naufraghi morali, di trovargli un buon posto e di tenerli in osservazione, mentre la gente sana sta a guardare. Del resto sono i malati che hanno bisogno di cure, no? Perfetto. E così con questa teoria la società diventa un ospedale. Cosa c'è da ridere? Cosa ne sa lei della società? Non mi importa niente della sua società. Io stavo pensando a una cosa buffa. Senta, dottore, ma tutti gli impiegati della banca adesso dipenderanno da Torma, vero? Questo la diverte? Non ci faccia caso. Sì. Mi diverte l'idea che Torvald avrà autorità su tanta gente. Un dolcetto, dottore.
Credevo che fossero proibiti qui in casa, Elma. Sì, ma questi me li ha portati Cristina. Ma io... No, non preoccuparti, che tu non potevi sapere che Thorvald me li aveva proibiti. Ha paura che mi guardino i denti. Oh. Ma per una volta, vero, dottore? Sì. Eccotene uno. Grazie. E uno a te. Grazie. E uno a me. Piccolo però, eh. Anzi, facciamo due così. Thorvald, te ne sei liberato? Sì. Posso presentarmi? È Christine. Christine? Scusi, ma non... Ma è come Christine Linde. Un'amica d'infanzia di mia moglie, immagino. Ah sì, ci conosciamo da moltissimi anni. E pensa che ha fatto un lungo viaggio per parlarti. Davvero? Io veramente... Beh, Christine è bravissima nei lavori d'ufficio e vorrebbe migliorare sotto la guida di un uomo veramente esperto. Va bene. Prego. E quando ha saputo che tu sei stato nominato direttore, è partita subito, sai. E tu potrai fare certamente qualcosa per lei, vero Torri? Non è impossibile. Sposata? Ha figli? Vedova, sola. Pratica di lavori d'ufficio? Abbastanza. Bene, allora è probabile che possa veramente procurarle un impiego. Hai visto, Cristi? Sì, credo che lei sia arrivata proprio al momento giusto, signora. Le sono molto grata. Oh, non c'è di che. Ma adesso mi scusi, devo andare. Ti accompagno, però. Ne stai fuori molto? Ah, no, non più di un'ora. Te ne vai anche tu, Cristina? Sì, devo cercarmi un alloggio. Mi dispiace che qui non abbiamo posto. Non possiamo proprio offrirti. Oh, no, non preoccupartene. Arrivederci, no? E grazie. Arrivederci, cara. Ma stasera ritorni, naturalmente. E anche lei, dottore. Eccoli! Ciao, mamma! Bene, presto, presto! Guardali, Cristina, guardali! I miei tesorini, ma dove state qui in mezzo alla corrente? Su, dentro! Via. Venga, venga, signora Lind. Queste scene sono insopportabili per chi non è madre. Come siete freddi! E che guance rosse avete! Via i guanti! Via i berretti! E Ale, vi siete divertiti? Sì, sì. No. E la slitta? Li ho portati sulla slitta! La slitta, tu li hai portati! Ma che bravo bambino, sei proprio in gamba! Dammela, Anna Maria, la mia bambola, la mia... Come sei pesante, amore! E le palle di neve? Avete fatto le palle di neve? Sì. Oh, ma che peccato che non c'ero anch'io. No, lascia, la svesto io. Mi piace svestirla. Mio, che mani fredde hai. Vai di là in cucina, c'è il tuo caffè bello caldo sullo stile. Abbiamo visto un cane. Un cane grosso. Sì. Ma non vi ha mica morti, no, vero? No. I cani non mordono i bambini buoni, vero amore? Ivar, lascia stare quei pacchetti. Vieni qua. C'è una brutta cosa dentro. Allora, che gioco giochiamo? Giocando a nasconderci. Avanti. Oppla! Contate fino a 10. Chi si nasconde? Via. Io mi nascondo. Tu. Ah, sì. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dov'è la mamma? Provala! Cucca! Sentito la voce. Plenio! Chiedo scusa, signora Elma. Lei? Ma che cosa vuole? La porta era solo accostata. Ma mio marito non c'è. Lo so. E allora? Devo dirle una parola. A me? Avanti, bambini, su. Avanti, da Anna Maria. Quando questo signore se ne sarà andato, poi la mamma giocherà ancora con lui. Non sono ancora i primi di gennaio. No, è la vigilia di Natale. E dipende da lei che sia un Natale buono
o cattivo. Ma cosa vuole? Io oggi comunque non posso. No, non è questo. Ero giù al caffè Olsen e ho visto passare suo marito in compagnia di una signora. Una certa signora Linde, se non sono indiscreto. Sì, è lei. Arrivata qui da poco? Oggi. Sua buona amica, vero? Certo. E con questo? La conosco anch'io. Sì, lo so. Ah, lei è al corrente. Naturale. Allora mi permetta di chiederle se la signora Linde sta per ottenere un posto alla banca. Ma insomma, ma come si permette di interrogarmi così? Lei è un dipendente di mio marito, vero? Comunque, sì, la signora Linde avrà un impiego alla banca e sono stata proprio io a procurarglielo. Soddisfatto? Lo immaginavo. Naturale che io abbia una certa influenza, no? E in fondo anche una donna può. Non le pare? E quando si è in una certa posizione, signor Costa, bisognerebbe fare molta attenzione a non urtare qualcuno. Qualcuno che ha una certa influenza. Appunto. Il signor Aylmer vuole avere la bontà di mettere la sua influenza a mio favore. Cosa dice? Vuol fare in modo che io non perda il mio modesto impiego alla banca. Ma chi glielo vuole togliere? Perché adesso finge di non capire? Ah, io mi rendo conto benissimo che la sua amica non vuol correre il rischio di avere a che fare con me alla banca. E adesso so anche chi devo ringraziare. Allora, questo no, eh? Te l'assicuro. Comunque, voglio dirle che lei ha ancora tutto il tempo per rimediare. Ma io non posso. No? Poco fa ha detto che poteva. Ma io volevo dire un'altra cosa. Ma come può pensare che possa avere un'influenza sulle decisioni di mio marito? Conosco suo marito da quando eravamo studenti e non mi sembra che il signor direttore sia meno influenzabile di tanti altri. Se parla in questo tono di mio marito, quella è la porta. È coraggioso? Sì. Perché? Dovrei avere paura di lei. Dopo Capodanno ne sarò fuori. Si renda conto comunque che io sono decisa a difendere il mio impiego ad ogni costo. Capisco. Non è soprattutto una questione di denaro per me. È molto più importante. Lei probabilmente avrà sentito dire che io qualche anno fa ho commesso una certa imprudenza. Sì, mi pare. La cosa non è finita davanti al tribunale, ma tutte le strade mi sono state chiuse da allora. È per questo che mi sono dato al genere d'affari che lei sa. Ma adesso basta. I miei figli crescono e io voglio riconquistarmi la pubblica stima. L'impiego alla banca era il primo gradino. E adesso suo marito vuol darmi un calcio e ributtarmi nel fango. Ma non mi creda, signor Costa, io non posso veramente fare. No, perché non vuole. Ma io ho il modo di costringerla. E cosa vuol dire a mio marito che io ho un debito con lei? Forse. Ma è indegno! Sarebbe molto imbarazzante, certo. Solo imbarazzante? Comunque faccia quello che vuole. Mio marito capirà con chi ha a che fare. E questo non le sarà certo servito a mantenere il suo posto. Signora Aylmer, io le sto chiedendo se ha paura soltanto di avere qualche seccatura in famiglia. O lei ha una pessima memoria o non capisce niente da fare. Forse sarà meglio che io le spieghi esorientemente la situazione. Quale situazione? Al tempo della malattia di suo marito, lei venne da me per farsi prestare quasi 5.000 corone. Io le ho promesso di procurarle quella somma. E me l'ha procurata? Le ho promesso di procurarle quella somma a certe condizioni. Lei allora non ha fatto molto caso a certi particolari. Non sarà dunque male riepilogare insieme. Io ho compilato un'obbligazione. E io l'ho firmata. Sì, aspetti.
però in calce gli aveva aggiunto qualche riga per precisare che suo padre avrebbe dovuto avallare la nostra operazione e quel documento avrebbe dovuto essere firmato da suo padre, giusto? E mio padre ha firmato. Io le ho consegnato l'obbligazione e lei l'ha spedita subito perché me l'ha riportata 5 o 6 giorni dopo con la firma di suo padre. Io le ho consegnato la somma. Io ho sempre pagato, no? Puntualmente. Sì, abbastanza. Come? Abbastanza, ma per tornare a quello che dicevamo, suo padre era gravemente ammalato in quel tempo. E morì pochi giorni dopo. Sì. Signora Elmer, non ricorda per caso il giorno esatto della morte di suo padre? La data? Il 29 settembre. Sì, esatto, mi sono informato. È proprio per questo che non mi spiego una cosa. Che cosa? È strano che suo padre abbia firmato questa obbligazione. 3 giorni dopo la sua morte. Non capisco. 29 settembre e 2 ottobre. Lei può spiegarmi? Signora Elmer, è stato veramente suo padre a firmare, vero? No. Sono stata io a fare la firma di mio padre. Si rende conto che questa è una confessione molto pericolosa? Perché? Lei avrà tutto il suo denaro prima di quanto crede. Posso chiederle perché non ha domandato quel documento a suo padre? Non era possibile. Mio padre era gravemente ammalato, in fin di vita. Io non me la sentivo di dirgli che anche la vita di mio marito era in pericolo. E non ha pensato che stava ingannando me? Ma non mi preoccupavo affatto di questo, non mi importava niente di lei. Signora Elmer, evidentemente lei continua a non capire la gravità di ciò che ha fatto. Sa la famosa imprudenza che ha rovinato la mia reputazione? Era una cosa del genere, né più né meno. Ma sì? Vuol farmi credere che lei ha fatto qualcosa di coraggioso per salvare la vita a sua moglie. Questo non c'entra, la legge non tiene conto dei motivi. Ma no? Allora una legge è fatta male. Male o bene, quella legge che la condanna se io presento questa carta in tribunale. Ma non ci credo. Non ci credo. Ma come? Una figlia non può risparmiare un dolore al proprio padre che sta morendo. Allora una moglie non ha il diritto di salvare la vita al proprio marito. Ma senta, io non me ne intendo, ma sono convinta che la legge tiene conto di queste cose. E lei non ne sa niente? Ma che avvocato? Sarò magari un pessimo avvocato. Ma lei si rende conto che di affari, affari come il nostro, io me ne intendo. Va bene, signora, faccia come crede. Ricordi bene una cosa, però. Se la società mi metterà ancora da parte, questa volta lei mi terrà compagnia. Cosa vuole? Farmi paura. Mi crede così ingenua. Ma è assurdo. Mamma, se n'è andato. Ah, sì, se n'è andato. Ma senti, non dirlo a nessuno che era qui, eh? Meno papà. E allora giochi con noi adesso? No, adesso non posso. Ma avevi detto? Sì, avevo detto, ma adesso non posso. Elena, signora, porta qui l'albero, subito.
devo portare qualcos'altro? No, no, tutto qui. Che cosa c'è? Niente. C'è stato qualcuno? No, no. Strano, mi è parso di vedere Krogstad che usciva. Ah, sì, sì, Krogstad è... Nora, mi basta guardarti in faccia per capire che è stato qui e ti ha chiesto di mettere una buona parola per lui. Sì. E tu avresti dovuto fingere di farlo di tua iniziativa senza dirmi che era venuto. Sì. Ti ha chiesto anche questo? Sì, sì, ma lui... Nora, Nora, non dovevi farlo. Non dovevi ascoltarlo e mentirlo. Ma non è che ti mentivo. Ebbene, sì, mi ha detto che non c'è stato nessuno. Mai più, eh? D'accordo. Basta, l'uso l'incidente. Ah, che bel calduccio. Come si sta bene qui. In pace. Thorvald. Sì? Mi sono contenta per il ballo in costume dagli Stenborg. E io sono curioso di vedere la sorpresa che ci stai preparando. Oh, che rabbia! Cosa? Non mi viene niente in mente. Davvero? E come mai? Tu hai tanto da fare. Beh, sì. Cosa sono quelle carte? Affari della banca. Oh, cominci già. Sono in contatto con la vecchia amministrazione. In questa settimana dobbiamo sistemare le consegne. Il cambiamento del personale. Ah, è per questo allora che... Povero Krogstad. Ah, ah. Se tu non avessi tanto da fare, io ti chiederei un favore. Sentiamo. Io vorrei essere proprio carina al ballo domani sera. E tu che hai tanto buon gusto, tante idee, non puoi aiutarmi. Come mi devo mascherare? Che vestito mi metto? Ti dai per vinta? Chiedi aiuto? Credevo tu volessi fare tutto di testa tua. Ah, che vuoi che possa fare io senza di te? Va bene, ci penserò e troveremo qualche cosa. Sei caro. Grazie. Hai visto i fiori rossi come stanno bene? Mm-hmm. Senti, ma... è proprio tanto grave quello che ha fatto quel Krogstad. Ha falsificato delle firme. Ti rendi conto di che cosa vuol dire? Magari. Sì, io per leggerezza. Come succede spesso. Oh, non è che io condannerei un uomo per una cosa del genere. No. No, vero? Se uno si pente, se riconosce il suo errore e se accetta di pagare. Di pagare? Già. Ma Krogstad non ha fatto così. Ha cercato di cavarsela con intrighi, manovre, tortuosità. È questo... che lo ha rovinato moralmente. Credi? Pensa alle simulazioni, alla commedia che deve recitare un individuo simile con tutti, dappertutto. Anche con gli intimi, anche a casa, con la moglie, i figli. E questo è mostruoso.
Ma è provato che una simile atmosfera di menzogne infetti tutta la casa. Ogni volta che respirano in quella casa i bambini, respirano germi di disonestà. Credi proprio. Sai, come avvocato, ho avuto modo spesso di constatarlo. Quasi tutti i delinquenti precoci avevano la madre bugiarda. Perché? Perché? Proprio la madre? Per lo più è la madre, ma anche il padre, naturalmente. Appunto, quel Krogstad per anni ha avvelenato l'atmosfera della sua famiglia con menzogne e finzioni. Per questo dico che è finito moralmente. Perciò la mia nora deve promettermi di non prendere mai più le difese di quell'uomo. Intesi? Qua la mano. Non vuoi darmi la mano? Sì, sì. Allora d'accordo, eh? Del resto ti assicuro che io non potrei assolutamente lavorare con lui. La vicinanza di gente simile mi fa star male, ma proprio male fisicamente. Anch'io. Bene, prima di pranzo dovrò dare davvero un'occhiata a queste carte. Penserò naturalmente anche al tuo costume. E ci sarà qualche cosa appeso all'albero di Natale, avvolto in carta dorata. Va bene, Pulcino? I bambini vogliono venire dalla mamma. No, non farli venire. Stai tu con loro. Va bene. Avvelenare l'aria. Rovinare i miei bambini. Non è vero, non è. L'ho trovata. Ah, sì. Lasciala qui. Però è molto in disordine, sa? Farei a pezzi quel maledetto costume. Ma perché? Si può aggiustare benissimo, basta un po' di pazienza. Ma sì, certo. Adesso vado dalla signora Linde, mi aiuterà lei. Come vuoi uscire ancora con questo freddo? Va a finire che si prende un raffreddore, sa? Sì, questo sarebbe il meno. Che cosa fanno i bambini? Giocano con i loro regali di Natale. E chiedono ancora di me. È naturale, abituati come sono a stare sempre con la mamma. Sì, lo so, ma adesso io non potrò più stare tanto con loro. Pazienza, si sa che i bambini si abituano facilmente. Tu credi che mi dimenticherebbero se io me ne andassi per sempre? Come per sempre? Oh, santi Dio. Senti, Anna, ma tu come hai fatto a lasciare la tua bambina a gente estranea? Per forza. Se no, come facevo a fare la balia della piccola Nora? Ma come hai fatto? Sa, un buon posto. Era già una fortuna per una povera ragazza come me, dopo la disgrazia che mi era capitata. Il mascalzone se ne infischiava. Ma la tua bambina si sarà dimenticata di te. Oh no? Mi ha scritto quando ha fatto la cresima, poi quando si è sposata. Oh, cara, mia Anna Maria. Sei stata veramente una buona mamma per me. La piccola Nora non aveva la sua vera mamma e... E se anche i miei bambini non l'avessero, io sono sicura che tu... Basta con questi discorsi, via, vai da loro. Sì. Adesso io guarderò un po' che cosa si può fare con questo costume, perché
Domani io devo essere molto carina. La più carina di tutte, ne sono sicura. Ah, sei tu. Sei stata gentile a venire. Mi hanno detto che eri passata a cercarmi. Sì, ero da quelle parti. E volevo chiederti una cosa. Guarda. Studiamoci. Posso aiutarti? Sì, certo, grazie. Domani sera qui sopra dal console Stanford ci sarà un ballo mascherato. Thorvald vuole che io mi vesta da pescivendola napoletana e dovrò anche ballare la tarantella, sai, l'abbiamo imparata a Capri. Oh, ma sarà uno spettacolo. Già, è Thorvald che ha deciso. Ecco, vedi, questo è il costume che mi aveva fatto fare in Italia, ma adesso è tutto sciupato, io non so se... No, si sono un po'... Cucite le guarnizioni, ma si fa presto a sistemarlo. Se vuoi darmi algo, filo. Grazie, sei molto gentile. E così vai al ballo. Passerò un momento a vederti. Certo. Non ti ho ancora detto grazie per la bella serata. Ma non è stato granché. Di solito è meglio. Avresti dovuto venire prima da noi. Thorvald è bravissimo a creare un clima accogliente. Ah, ma anche tu. Non per niente sei la figlia di tuo padre. Ma il dottor Rank è sempre così nero? No. Ieri era più giù del solito, ma lo sai, è molto ammalato. Ah, sì? Suo padre faceva la bella vita. Donne, vizi, non so... Ma chi ti racconta queste cose? Sono una donna sposata e ho 3 figli. Conosco delle signore che sanno tutto di medicina e così si parla. Ma il dottor Rank viene qui ogni giorno? Ah sì, è il miglior amico di Thorvald. E anche mio, è di casa. Ma dimmi, è una persona... Sincera, sì, voglio dire, non è un po' troppo complimentoso. No, non mi pare, perché? Ma ieri, quando me l'hai presentato, ha detto che mi aveva sentita nominare spesso. E poi invece ho visto che tuo marito, poco dopo, non riusciva neanche a capire chi fosse. Allora ho pensato che fosse... Già, ma... Vedi, Thorvald mi adora. Ed è molto esclusivo, capisci? Nei primi tempi, se io gli nominavo qualcuno che mi era caro... E lui si ingelosiva. Naturalmente io ho smesso di parlarne con lui. Ma col dottor Rank, no, lui si diverte ad ascoltarmi e con lui posso parlare di qualsiasi cosa. Capisco. Dammi retta, amore. Tu, da molti punti di vista, sei ancora una bambina. Io ho qualche anno più di te, ho più esperienza. Secondo me questa storia... dovrebbe finire. Che cosa dovrebbe finire? Molte cose. Ieri poi tu mi hai anche parlato di un certo ammiratore che avrebbe dovuto procurarti del denaro. Ma non esiste purtroppo. E allora? Il dottor Rank è ricco? Sì, ha un buon patrimonio. E niente famiglia? Niente, ma che c'entra? E viene tutti i giorni qui. Te l'ho detto, sì. Ma tu che cosa... Un gentiluomo come lui potrebbe essere così indelicato da... Capisci, Nora? No. Ma andiamo, Nora. Tu fai finta di non capire. Credi che io non l'abbia indovinato a chi le hai chiesti? Quei 1200 scudi? Ma sei pazza! Ma come ti viene in mente una cosa simile? Ma un amico come lui? Ma sarebbe stato imbarazzantissimo. Allora non è vero. Ma no! E poi non aveva ancora ereditato quando io avevo bisogno di quei soldi. No, meglio per te che non ne avesse, credimi. Io non gliel'avrei mai chiesti a lui. Per quanto se lo facessi io... Ma non lo farai, vero?
No, 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 io non credo che ne avrò bisogno. Dicevo solo che se le chiedessi... All'insaputa di tuo marito. Oh, ma scusa. Ma si tratta appunto di liberarmi di una cosa che io ho fatto all'insaputa di mio marito. Io devo uscirne assolutamente. Ma sì, è esattamente quello che ti ho detto anch'io ieri. E un uomo mi pare che... può cavarsela molto meglio di una donna, no? Ah, un marito sì. Ah, sì, storie. Quando è tutto pagato, devono restituirla la ricevuta, vero? Ma certo. E allora, quel lurido pezzo di carta si può strapparlo a pezzettini e bruciarlo, vero? Nora, ma tu mi nascondi qualche cosa. Sì, deve essere successo qualche cosa. Si vede. Senti, Cristina, io... No. Zitta. È mio marito. Vai di là, sai, Torvald non sopporta di vedere cucire. Così ti aiuterà anche Anna Maria. Sì, 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 va bene, ma dopo dovrei dire un tutto, capito? C'era? C'era la sarta? Ah, no, no, è Cristina. Mi aiuta a rimettere a posto il costume? Starò benissimo, vedrai. Ne sono convinto. Ho avuto una buona idea? Ah, sei stato bravo. E anch'io sono stata brava a dirti subito di sì. Sei stata brava a darmi retta, ad obbedire a tuo marito. No, non volevo dire questo. Sì, ma adesso io scherzo. Bene, immagino che tu dovrai provare il tuo vestito. E io... Hai da fare. Beh, sì, guarda. Torvald. Sì? Se il tuo pulcino ti pregasse tanto per una cosa... Beh? Me lo faresti un piacere? Bisogna vedere. Oh, caro. Il tuo topino farebbe certi salti se tu gli dicessi di sì. Sentiamo. Io sarei così felice che canterei per tutta la casa. Questo lo farai comunque. Ah, no, non è vero. E poi io reciterei e ballerei per te. No. Non si tratterà mica del solito discorso. Sì, caro, sì. Ma ti prego. Hai il coraggio di riparlarne? Sì, caro, sì. Ma questa volta dovrei proprio farmelo, questo favore. Ma cara, io il posto di Krogstad l'ho già dato alla tua amica, la signora Lind. Io ti sono molto grata di questo, ma non potresti licenziare un altro invece di... La tua ostinazione è pazzesca. Soltanto perché hai promesso a quell'individuo di aiutarlo, adesso, secondo te, io dovrei... Non è per questo, caro, è per te. È per te. Non mi hai detto che quell'uomo scrive su certi giornali che sono sempre alla caccia di scandali? Ma tu non sai che cosa potrebbe farti. Io ho una paura tremenda di lui. Ah, ho capito, per questo. Come? Tu pensi a tuo padre. È così, appunto. Ti ricordi, vero, tutte quelle calunnie sul mio povero papà? Sarebbero riusciti a farlo destituire se non intervenivi tu. Mi dispiace, Nora, ma devo precisarti che c'è una grossa differenza tra tuo padre e me. Tuo padre, come funzionario, non era al di sopra di ogni sospetto. Io sì. Sa mai che cosa può inventare certa gente. Ma tu pensa, proprio adesso che potevamo vivere così bene, così tranquilli, tu, io, i bambini. Mi capisci, Torvald? Sei tu che non capisci. È proprio perché intercedi tu che io non posso. Lo sanno tutti che voglio licenziarlo. E se poi lui va a dire in giro che per far cambiare idea al nuovo direttore sono bastate due paroline della moglie. Sì, ma forse ne varrebbe la pena. Naturale. Basta che tu sia accontentata, tutto il resto non conta. Il ridicolo, le chiacchiere, le conseguenze, niente. E poi devo dirti che c'è un altro motivo. Un altro motivo? Sì, io forse potrei anche chiudere un occhio sui suoi precedenti morali. Mi dicono anzi che è anche un buon impiegato. Ah, sì? Ma non è possibile. Sai, è una mia vecchia conoscenza, una di quelle amicizie che si fanno in gioventù. Quando si è giovani si fanno così, alla leggera, non si capiscono le conseguenze e poi ci si pente. Ma che cosa? Ma niente, ci diamo del tu. Tutto qui?
Sì, ma lui se ne compiace, capisci? Lo ostenta davanti a tutti. Tu, Elmer, tu qui, tu là, tu, insopportabile. Io non posso tollerarlo nella mia nuova posizione. Ma caro, non parli sul serio, vero? Perché? Ma queste non sono ragioni, mi sembrano un po' meschine. Meschine? Ma che cosa dici? Mi trovi meschino tu? Ma no, caro, no. Anzi, è proprio per questo che non... Se le mie ragioni sono meschine, vuol dire che anch'io sono meschino. Ah, bene, benissimo. Allora guarda che cosa faccio. Elena? Elena? Ma che cosa fai? La faccio finita. Signore? Prendi questa lettera, trova un fattorino e falla consegnare subito. L'indirizzo c'è. Ecco i soldi. Presto, vai. Ma che cos'era? La lettera di licenziamento per Croft. No! Forse vai ancora in tempo. Torvald, richiamala. Prego. Ma tu non sai che cosa può succederci. Comunque è troppo tardi. Nora, Nora, in fondo questa tua paura è un po' offensiva. Dovresti stimarmi di più. Io non ho niente da temere da quello scrivacchino, mettitelo bene in mente. Ma comunque ti perdono, perché anche questa è una prova d'amore. Va bene così. Adesso accada pure quello che deve accadere. Quando occorre io saprò essere forte e coraggioso, vedrai. Prendo su di me ogni responsabilità. Che cosa vuoi dire? Ogni responsabilità. No. È proprio questo che non voglio. Va bene, va bene. Allora faremo a metà, come si fa tra moglie e marito. Va bene? Sei contenta così? E adesso basta. Non fare quegli occhi da pulcino spaventato. Dopotutto non c'è niente di concreto. Bene. Adesso dovrei provare il tuo ballo, immagino. Io vado nel mio studio, chiudo la porta a chiave, così non sentirò niente e tu potrai fare tutto il chiasso che vorrai. Se viene Rank, digli pure dove sono. Ho riconosciuto la sua scampanellata. No, 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 non vada di là. Credo che Torvald sia occupato. Ah, e lei? Sa che io trovo sempre un po' di tempo per il dottor Rank. Grazie. Ne approfitterò finché posso. Come finché posso? Lei è suonato strano. Che cosa voleva dire? Sente che sta per succedere qualcosa. Qualcosa che doveva succedere. Me l'aspettavo. Ma cos'è? Me lo dica. Me ne sto andando. Ormai non c'è più rimedio. Ah, lei? Certo. È inutile che mi nasconda la verità. Io sono il più grave dei miei malati, signora Elmer. Ho fatto il bilancio della mia situazione. Bancarotta. Ma che brutti discorsi! Mi resta un solo esame. E così domani saprò esattamente quando inizierà il peggio. E non sarà uno scherzo. Grazie. Ah, senta, volevo dirle una cosa. Elmer non ama le cose spiacevoli come questa. Non le sopporta. Ha un carattere così.
Bene. Io non lo voglio nella mia camera di moribondo. Quando sarò sicuro le manderò un biglietto da visita con una croce. E così saprà. E basta. Ma lei è proprio nero oggi. E io avevo così bisogno che lei fosse di buon umore. Con la morte dentro. Posso? Certo. Grazie. Volevo pagare per le colpe di un altro, le sembra giusto? Ma purtroppo io credo che ogni famiglia sia minacciata da una tragedia. No, non è vero, basta. No. Io le ordino di essere allegro. Ah, sì, sì. In fondo è una storia abbastanza buffa. La mia povera spina dorsale, chissà perché, sconta la bella vita che ha fatto mio padre quando era tenentino. E cioè? Cosa faceva? Aveva un debole per gli asparagi e il patè di foie gras? Già, e per i tartufi anche. Per i tartufi e le ostriche anche. Certo. E il porto e lo champagne? Ah, che peccato. Che peccato che tutte queste cose che sono così buone facciano male alla spina dorsale. Soprattutto quando è la mia, che non ha goduto per niente. Beh, già, questo è molto triste. Ma che cosa oggi? Lei? Sta sorridendo. Io? No, no, è lei che sorride. Io? È più birichina di quello che pensavo. Eh sì, oggi sono così. Molto birichina. Ah, oh, ne sono accorto. Caro dottore, lei non deve morire. Non può abbandonarci. Oh, vi consolerete presto. Non è difficile dimenticare quelli che se ne vanno. Vede? Si fanno nuove amicizie e poi... Chi farà delle nuove amicizie? Lei, Elmer, quando non ci sarò più. Avete già incominciato, no? Per esempio, che cosa è venuta a fare in questa casa quella signora Linda? Oh, è geloso della mia povera Cristina. Ma certo, sarà lei che prenderà il mio posto. Di là. Anche oggi. Lo dicevo io. Ma lei è veramente insopportabile oggi, lo sa? Adesso basta però, Ma chi è venuta soltanto per aiutarmi ad aggiustare il costume? Ma vedrà domani sera come ballerò bene. Pensi che ballo... Per lei. Per me. E anche per Torvald, naturalmente. Qui. Vengo. Oh. Guarda. Cosa sono? Calze. Calze di seta color carne. Belle, eh? No, adesso non si vedono bene perché c'è poca luce, ma domani sera potrà. Che cosa guarda? Dovrà vedere soltanto il piede, sa? O forse anche un pochino per su. Ah, sì? Perché cosa c'è che non va? Crede che non starò bene? Come faccio a saperlo? Non ho mai avuto il piacere di... Si vergogna! Ci sono altre meraviglie in questa scatola. Sì, ma non le faccio vedere più niente, perché è cattivo. E quando sono qui con tanta familiarità, non riesco a immaginare cosa sarebbe stato di me se non fossi mai entrato in questa casa. Sì, penso che si trovi bene qui, però... E pensare che devo dire addio a tutto questo. Che addio... E non lasciare niente. Solo un rimpianto passeggero e un posto vuoto che chiunque può occupare. E se io le chiedessi... Ma no. Che cosa voleva chiedermi? Una grande prova d'amicizia. Ah sì, la prego. Ma se non sa neanche cos'è. E me lo dica. No, no, è troppo. Meglio, io non riesco a immaginare, ma...
Parli con sincerità. Non si fida di me? Di lei, ma si figuri. Io lo so benissimo, sa che lei è il mio migliore amico, il più fedele. E se no non potrei parlarle di una cosa così delicata. E cioè? Qualcosa di grave che forse lei potrebbe aiutarmi a impedire. Thorvald mi ama, lei sa quanto. Io sono sicura che sarebbe pronto a dare la vita per me. Solo lui. Come? Crede che non ci sia qualcun altro che darebbe con gioia la vita per amor suo? Avevo deciso di farglielo sapere prima di andarmene. Ecco, adesso lo sa. E così saprà anche che può confidarsi con me come con nessun altro. Mi lasci passare. Ma Nora. Elena? Porta una lampada. Qui è troppo buio ormai. Caro dottore, lei ha fatto veramente una cosa sbagliata. Perché? Essere innamorato di lei è sbagliato. Dirmelo. Non era affatto necessario. Vuol dire che lo sapeva. Nora. No, è lì. Signora Elmer, lei aveva capito qualcosa? Ma non lo so. Avevo capito, non avevo capito. Cosa vuole che le dica? Non lo so. Comunque lei ha mancato di tatto, caro dottore. È un peccato, perché andava tutto così bene. Comunque, almeno sa che può contare su di me. E ora può dirmi quello che... Niente, adesso non è più il caso. Ma sì, la prego. Vuole punirmi così? Mi dia modo di fare qualcosa per lei, se io posso... Non può niente. E poi non era vero, io non dovevo chiederle niente. Erano delle fantasie, le sciocchezze. Basta. Non parliamone più. Lei è veramente una brava persona. Davvero? Senta, ma adesso che c'è un po' più di luce, si vergogna un pochino. Io? No. Dovrei. Forse devo andarmene. Mi manda via. No, no, non è il caso, no. Tutto rimane come prima. Sa che Thorvald non può stare senza vederla. Eh già. E lei? Mi fa piacere che venga. Mi sembra tutto più allegro quando la vedo. E forse è questo che mi ha confuso un po' con le idee. Non è facile capirla. Scusi, ma qualche volta io ho avuto l'impressione che lei stesse molto volentieri con me, quasi... Sì. Quasi come con Elmer. Già. Ma vede, ci sono delle persone che si amano
e delle persone con le quali si sta meglio. Già. Signora. È salito dalla scala di servizio. Sei caduto? No, no, è sempre per quel costume. Ma non è quello. Ah, sì, quello, ma... Ma ne ho ordinato un altro e Thorvald non lo sa. E magari è questo il grande segreto. Sì. Vada da Thorvald adesso. E lo trattenga, mi raccomando. Via, tranquillo. Non gli hai detto che c'era gente? Sì, ma non ha voluto andare via. Dice che deve parlargli, assolutamente. Sì, fai le torte, ma piano. È una sorpresa per mio marito. L'avevo immaginato. Lei lo sa che ho ricevuto la lettera del licenziamento? Sì, non ho potuto impedirlo, signor Krogstad. Io ho tentato, ma non... Strano. Strano, suo marito è al corrente dei rischi che lei sta correndo, nonostante questo... Ma come può pensare che mio marito sappia? Infatti non lo pensavo. Un gesto così spavaldo non è nel carattere dell'amico Elmer. Signor Krogstad, esigo più rispetto per mio marito. Oh, per carità. Per carità. Tutto il rispetto che vuole. Però penso che la signora deve essersi informata un po' meglio sulla gravità del pasticcio che ha combinato. Ma cosa è venuto a fare qui? A vedere come stava. Ho pensato molto a lei, signora. Anche un avvocato da strapazzo. Uno strozzino. Un individuo come me, insomma. Anch'io ho dei sentimenti. E lo dimostri allora. Pensi ai miei bambini? Tasto falso, signora. La pensate ai miei figli, lei? E suo marito, ci ha pensato? Lasciamo perdere. Volevo dirle soltanto che non è il caso di esagerare, di farne una tragedia. Tanto io per il momento non ho nessuna intenzione di fare denuncia. Ma no! 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 Volevo dirle appunto che la cosa può e deve essere risolta amichevolmente. Non faremo pubblicità, è chiaro. Tutto resterà tra noi. Noi tre. Ma con noi tre? Ma mio marito non deve sapere. No? E come si fa, scusi? Del resto lei può pagare subito. No. Forse... Pensava di potersi procurare la somma in qualche modo. Ecco, sì, io pensavo, ma... Ma no, no, non c'è nessun modo che mi sembri opportuno adesso. Ecco, vede. E poi sarebbe stato inutile. Io quella ricevuta adesso non gliela consegnerei nemmeno se venisse da me con le mani cariche di quattrini. Ma che cosa vuole farci? Tenerla. Averla in mano mia. No. No. Nessuno ne saprà niente. Ma... Non la seguono. Se lei per caso stesse pensando a qualche gesto disperato. Può darsi. Come per esempio lasciare la sua casa, la sua famiglia. E allora? Peggio. Ma che ne so, lei? Beh, dico, lasci perdere queste idee. Ma che ne so, lei delle mie idee? Vengono a tutti.
In un primo momento. Ci sono passato anch'io. Poi però... manca il coraggio. Anche a me. È vero? No. Non ho il coraggio. Ah, neanche lei. Poi, infine, sarebbe una stupidaggine. È solo un temporale domestico. Che passerà. Ho qui appunto una lettera in cui spiega suo marito. Non gli ha scritto. Col maggior riguardo possibile. No, strappi quella lettera, io troverò i soldi. Le ho già detto che non tutti mi importa dei soldi. Che vuole. Le ho detto che non me ne importa. Ma che cosa vuole? Insomma. Molto di più. Le mie esigenze sono aumentate adesso. Sì, voglio riabilitarmi, ma anche migliorare, avanzare di grado. E suo marito mi aiuterà. È un anno e mezzo che lotto e tengo duro senza risparmiarmi sacrifici. Non me ne importava. No, anzi ero contento di risollevarmi a poco soltanto col mio lavoro. Adesso che mi vogliono buttare fuori non mi accontento più di essere riassunto per misericordia. Voglio una posizione. Sì, voglio ritornare alla banca. Ma non come prima. Suo marito dovrà trovarmi un fior di posto. Dovrà inventarselo magari. Io le dico che non lo farà. No? E come lo farà? Conosco bene. Non avrà il coraggio di dire l'amico Elmer. Tra un anno io sarò il suo braccio destro. Un giorno il vero direttore della banca non sarà Thorvald Elmer, ma Nils Krogstad. Io posso impedirlo? E come? Che cosa pensa di fare? Sto pensando che vale la pena di trovare il coraggio. No, no, signora, non mi convince. È troppo fragile, troppo delicata. Vedremo, non mi fa paura, sa. Neanche lei. Queste cose non si fanno, signora Elmer. E poi a che scopo? La tengo in pugno lo stesso. Ma come? Anche se io... Già, la sua memoria è nelle mie mani, è questo che sto cercando di farle capire. Quindi, niente sciocchezze. Elmer riceverà la lettera. E io aspetterò che si faccia vivo. Signora, ricordi bene. Non ho cominciato io. Io stavo al mio posto. È stato suo marito a provocarmi. E questo non glielo perdonerò mai. Mi stia bene. Questo mi sembra a posto, se vogliamo provarlo. Christine, vieni qui. Ma che cos'è? Vedi quella lettera? Sì. È di Krogstad. È stato lui a prestarti il denaro. Sì. E adesso Thorvald scoprirà tutto. Forse è meglio, Nora. Ma tu non sai. Io ho falsificato la firma di mio padre. Oddio. Ecco, è questo che volevo dirti. Che tu dovrai testimoniare. Ma che cosa dici? Se io perdo la testa. Come probabile. Nora. Oppure se dovesse succedere qualcosa, io non fossi più qui. Nora, ma se qualcuno volesse assumersi tutta la responsabilità, capisci? Accusare se stesso, assumersi la colpa di quello che io ho fatto. Dovrei testimoniare tu, dire che non è vero, capisci? No, non capisco, ma tu in questo momento non sai che... No, io so benissimo quello che dico, sono lucida in questo momento. E ti dichiaro
avvenire. Ma che cosa, Nora? Non capisco. Il prodigio. Ma è tremendo. Bisogna evitarlo ad ogni costo. Io vado subito da Costa. No, sai, è inutile. È un uomo duro, irremovibile. Non... Una volta non lo era con me. Lui? Dove abita? Oh, non lo so, non... Ah, sì. Sì, aspetta. Ho un suo biglietto da vivere. Ma è inutile, Cristina. Nora, come mai ti cerchi da dentro? Stai trovando? Sì? Vado. No, è inutile, Cristina. La chiave della cassetta. No. Allora? Cerca di distrarlo intanto. Finalmente. Ma non stavi... Cosa facevi allora? Perché? Ranca mi aveva annunciato una grande scena in costume. Avrò capito. Ah, no, prima di domani niente spettacolo. Hai l'aria molto stanca, sai. Hai provato il ballo? No. E se tu non mi aiuti, io non posso fare niente da sola. Non lo so, non mi ricordo più un passo. Ma non preoccuparti, non preoccuparti. Adesso vediamo insieme. Ecco, sì. Proviamo insieme, è vero? Devi occuparti un po' di me, altrimenti io ho paura, molta paura. Paura? Sì, ci sarà tutta quella gente, tutti lì a guardare me. Da stasera devi dedicarti esclusivamente a me. Niente più affari, niente più carte, va bene? Ma certo, certo, questa sera mi dedicherò completamente a te. Ma povero pulcino spaventato. Scusa un momento, do un'occhiata alla posta. No. Perché? Ti prego, non c'è niente. Domani non ballo se non facciamo subito la prova. Hai proprio una paura? Immensa. Siediti al piano adesso e accompagnami. E dimmelo. Dimmelo se non va bene. Dimmi tutto, francamente. Certo, certo. E anche lei, dottore. Buona. Basta! L'avevo detto. Hai proprio dimenticato tutto. Sì. Bisognerà ricominciare tutto da capo. Ecco, sì. Proveremo insieme, vero? Da adesso fino a domani. Per forza. E tu non ti occuperai di nient'altro. Niente... Niente carte, niente lettere. Ah, ma tu stai ancora pensando a quell'uomo? Anche. Forse c'è una sua lettera nella cassetta delle poste. Non lo so. E tu lo sai, sì, lo sai. No. Sì. Te lo leggo negli occhi. Sì. Sì, io credo di sì. Ma non devi leggerla tanto. Io non voglio... Non voglio che ci sia niente di sgradevole fra noi, prima che tutto sia finito. Non contrariarla. Va bene, come vuoi. Tutto come vuoi fino a domani sera. Così, fino al ballo, però dopo sei libero di fare... Come credi? La signora è servita. No, niente cena! Porta dello champagne. Champagne? Ah, sì. È un'orgia. Ah, sì, champagne fino all'alba. E anche dei dolci. Elena, molti dolci. Solo per questa volta. Su, passerotto, calmati adesso. Non essere così agitata. Sì, come vuoi, Torre, come vuoi.
Vai di là, Torvald. E anche lei, dottore. Io vi raggiungo subito. Non era in casa. Lo immaginavo. Ma gli ho lasciato un biglietto. È inutile, Christine. Non si può fermare un prodigio quando deve avvenire. Ma che cosa vuoi dire, no? Vai là anche tu, per favore. Fino a mezzanotte, 6 ore. Poi altre 24 ore. E sarà di nuovo mezzanotte. E la festa. 24 e 6, 30. 30 ore da vivere. Allora, cosa fa il mio passerotto? Non viene? Ecco. Christine. È già qui. Ho ricevuto il suo biglietto. Avevo bisogno di parlarle. Gli Elmer sono di sopra, un ballo. Ah. Gli Elmer ballano stasera. Perché no? Già, perché no? Allora, Krogstad. Eccomi qua. Sinceramente però non capisco che cosa ancora possiamo dirci noi due. Molte cose, credo. Non lo avrei mai immaginato. Perché lei non mi conosce. Non mi ha mai capita bene. Che cosa c'era da capire? La solita storia. Una donna calcolatrice che pianta un uomo non appena trova un partito migliore. Così freddamente? Tranquillamente? Crede proprio che non mi sia costata quella decisione? Parrebbe di no, da come mi ha scritto. Che cosa potevo fare? Già che dovevo lasciarla... Era inutile farsi rimpiangere. Era così. Non dimentichi che io dovevo provvedere a mia madre e ai miei fratelli. Il suo avvenire era molto incerto, non potevo aspettare. Cioè, non potevamo. E questo le ha dato il diritto di lasciarmi così per un altro? Me lo sono chiesta molte volte. Non lo so se ne avevo il diritto. Per me è stato un crollo. Quando mi ha lasciato. Non sa che cosa sono diventato. Un naufrago. Mi tengo a galla, Dio sa come, aggrappandomi a un relitto. E se io le dicessi che la salvezza può essere vicina? Lo era, ma lei è tornata a portarmela via. Il posto in banca. Sinceramente, Krogstad, non lo sapevo. L'ho saputo soltanto stamane che quel posto era il suo. Non mi credi? Se me lo dici, ci credo. E adesso che lo sa, che fa? Rinuncia? Perché dovrei? Che vantaggio ne avrebbe lei? Vantaggio no. Io lo farei al suo posto. Sì? Ma vede, io sono diventata molto ragionevole. Forse troppo. Ma le necessità della vita mi hanno insegnato a non credere. Ai bei gesti. A me la vita ha insegnato a non credere alle parole. Giusto. E ai fatti? Come ai fatti? Ha detto che è un naufrago. Sì. E non esagero. Anch'io sono rimasta aggrappata a un relitto. Non ho più nessuno. Nessuno ha più bisogno di me. Lo ha voluto lei? Quando non avevo altra scelta. E allora basta. Non abbiamo niente da dirci. Forse sì. Se i naufraghi
si tendessero la mano. Non crede che sarebbe meglio stare in due sullo stesso reletto? Perché crede che io sia tornata, Krogstad? No. Non dirà che è tornata per me. Krogstad, io devo lavorare. Non ho mai fatto altro in vita mia. E il lavoro mi ha dato persino qualche soddisfazione. Le uniche. Ma adesso sono sola. Con l'anima vuota. Lavorare soltanto per se stessi non dà nessuna gioia. Non ha più senso. Krogstad, io le chiedo di darmi una ragione. Qualcuno per cui lavorare. Ma no, andiamo. So bene cos'è questo. Voluttà di sacrificio, esaltazione femminile. Quando mai sono stata un'esaltata io? Ma allora, Cristina, lei ha pensato veramente a quello che dice? Cosa sa di me? Cosa sa di ciò che ho fatto in tutti questi anni? Mi pare di aver capito che lei, con me, sarebbe stato diverso. Ha detto qualche cosa di simile prima. Sì. E non è più possibile? Senta, Cristina. Io vorrei poter credere che lei ha pensato veramente a quello che dice. Sì. Ci ha pensato veramente. E avrebbe il coraggio. Io ho bisogno di fare da madre a qualcuno. I suoi bambini hanno bisogno di una madre. E noi abbiamo bisogno l'uno dell'altra. Sì, sì, Krogstad, io ho fiducia in lei. So quello che ha dentro. Insieme a lei io mi sento di affrontare qualsiasi cosa. Grazie. Questo mi dà la forza di riabilitarmi anche con gli altri. A proposito, c'è anche la lettera. Presto vada via. Perché? Perché quando finirà questa musica, torneranno subito giù. Va bene. Allora basta. Tanto è inutile. Lei lo sa che cosa stavo per fare a Jena? Sì. Lo sa. E nonostante questo? Penso che la disperazione può portare a qualsiasi cosa. Come vorrei tornare indietro. Ma non è successo niente, la lettera è ancora lì, nella cassetta. Un momento. Ho capito. Lei lo fa per salvare la sua amica. Si sbaglia. Chi si è venduto una volta per gli altri non è disposto a rifarlo. Va bene. Restituirò la lettera di Elmer. No, non lo faccio. E perché no? Aspetto qui gli Elmer e gli dico. Meglio no. Però, dica la verità, lei mi ha fatto venire proprio per questo. Sì, sì, in un primo momento sì. Però non dimentichi che è passato un giorno intero da quando io le ho lasciato quel biglietto. E intanto qui ho visto cose che mi hanno fatto riflettere. Secondo me è meglio che Elmer sappia tutta la verità. Quei due devono avere una spiegazione chiara, non possono andare avanti. Però c'è una cosa che posso fare, la farò subito. Presto, vada via. Possono scendere da un momento all'altro. L'aspetto giù? Sì, mi accompagnerà a casa. Lo sa che mi sento strano. Sono molto contento, credo. Ah. Sì, non sono mai stato così contento. No, no, non voglio tornare a casa, è presto. Ma cara, sii ragionevole. Ah, ti prego, torna. Potevamo rimanere ancora un po', solo un'ora, mezz'ora. Ma neanche un minuto di più, cara. Eravamo d'accordo. Vieni, vieni via, prendi freddo. Buonasera. Buonasera. Oh, Christine,
Come mai qui a quest'ora, signora Linda? Volevo vedere un momento Nora in costume. E allora la guardi? Mi sembra che ne valga la pena. Che cosa ne dice, signora Linda? Oh, sì, davvero. Molto carina. Ma anche testarda, molto testarda questa mia creatura. Si figuri che ho dovuto trascinarla via con la forza. Ti pentirai di non avermi concesso almeno un'altra mezz'ora. La sente? Fa la sua tarantella, ottiene un successo strepitoso. È meritato, benché a mio avviso sia stata un po' troppo napoletana. Troppo verismo più di quanto non occorre in arte, mi capisce? Ma comunque ha avuto successo, molto successo. Questo è l'essenziale. Dunque, ma che cosa dicevo? Ah, sì, sì. Cosa avrei dovuto fare? Lasciarla lì e sciupare tutto l'effetto? Ma no, signore. Prendo sotto braccio la mia graziosa, cioè la mia capricciosa ragazza di Capri e... giro dalla sala. Inchino a destra, inchino a sinistra e, come dicono nei romanzi, la divina immagine si dileguò. Perché l'uscita è un effetto che non bisogna perdere, signora Linde. Chiaro? Certo che è chiaro. Ma Nora non vuole saperlo. Entriamo? No, entra anche lei. Allora mi scusi un momento. Allora, l'ho visto. Non preoccuparti, non ti farà niente di male. Però tu devi parlare. No. Ma tanto non saprà dalla lettera, no? Allora, l'ha ammirata? Sì, non mi resta altro che augurarvi la buonanotte. Ma come va già via, signora Lina? Sì. Buonanotte, Nora. Buonanotte, signor direttore. Buonanotte. Non l'accompagno perché tanto abita qui vicino, mi pare. Buonanotte. Finalmente. Ma che creatura noiosa, poverino. Sei stanco, vero, Thorvald? Per niente. Non hai sonno? Niente affatto. Freschissimo, anzi. Tu sì, eh? Sei stanca. Molto, sì. Adesso andrò a dormire. Hai visto allora che ho fatto bene a portarti via? Sì. Tu fai sempre bene. Hai visto Rank? Allegrissimo stasera. Sì, non lo so, non gli ho parlato. Neanch'io. Ma era veramente allegro. È un pezzo che non lo vedevo così in forma. Ah, si sta bene qui, soli. Non guardarmi così. Perché? Non posso contemplare il mio tesoro, che è mio. Esclusivamente mia. Ti prego, no. Hai ancora la tarantella nel sangue. E questo ti rende ancora più irresistibile. Fra un po' gli invitati se ne andranno e la casa resterà silenziosa. Meglio. Vero? Sai, quando siamo con gli altri, io parlo poco con te. Mi tengo lontano, ti guardo quasi di nascosto. E lo sai perché? Perché mi diverte immaginare che tu sia il mio amore segreto e che nessuno sappia quello che c'è fra noi due. Lo so che mi vuoi bene. No, no, aspetta. Poi quando usciamo e ti avvolgo nello scialle e ti porto via, allora penso che ci siamo appena sposati e che stiamo per rimanere soli. Non puoi immaginare come ti ho ammirata tutta la sera. Quando ti ho visto ballare in quel modo mi sono sentito un fuoco. Per questo ho voluto venire via subito. No, no. Non ti prego, lasciami in pace. No. Chi è? Posso entrare un momento? Vieni, vieni, va. Grazie. Ma come mai? Prima di andare via ho pensato di venire a darvi un saluto. Com'è accogliente questa stanza. State bene qui, voi due.
Ma mi pareva che anche sopra non ti trovassi troppo male, vero? Ah sì, bene, benissimo. Bisogna godersi tutto a questo mondo, quando si può e finché si può. Lo champagne soprattutto, vero? Te ne sei accorto, eh? Sì. È incredibile quanto ne ho bevuto. Anche Thorvald, eh? Ah sì? Eh sì. E quando ha bevuto è tanto allegro. Bene, una bella serata dopo una giornata spesa bene. Beh, io non posso dire altrettanto, tutto il pomeriggio con le prove della tarantella. Io sì, invece. È stata una giornata spesa bene per me. E cosa ha fatto? Qualche ricerca scientifica. Esatto. Oh, la nostra piccola Nora che si interessa di ricerche scientifiche. E è il caso di congratularsi per il risultato. Senz'altro. Allora è andata bene. Il risultato migliore per il medico e per l'ammalato è la certezza. La certezza. Assoluta. Dopodiché avevo il diritto di concedermi una bella serata, le pare? Ma sì, certo. Già, se non la sconti domani però. Se è per questo... Si sconta sempre tutto. Bene. Le piacciono molto le mascherate, vero dottore? Dipende dalle maschere. E come ci vestiremo la prossima volta? Ma pensi già alla prossima volta. Posso dirglielo. Lei si vestirà da porta fortuna. E che razza di costume è? Il suo vestito di tutti i giorni. Bravo. E tu? Già deciso. Cioè? Sarò invisibile. Che idea! C'è un cappuccio nero. Hai mai sentito parlare di un cappuccio nero che rende invisibili? Bene, avrò quello addosso. Ah, ecco io. Bene. Dimenticavo che ero venuto anche per chiederti un sigaro. Mi dai uno di tuoi Havana, Elmer? Ma con piacere. Grazie. Il cuoco. Io. Grazie. E addio. Beh, addio, vecchio amico. Buon riposo. Dottor Rank. È un buon augurio. Me lo ricambio. A lei, se vuole. Buon riposo. E grazie per il fuoco. Bevuto un bel po'. Cosa fai? Vuoto la cassetta delle lettere. Se no domani non ci stanno i giornali. Ma cosa hanno combinato qua con la serratura? Con la serratura? Ah sì, c'è qualcosa dentro. Non vorrei che fossero state le donne. Oh, guarda. Una cucina rotta. Tua, mi pare. Ah no, caro, saranno stati i bambini giocando. Nei giochi di questo genere non mi piacciono affatto. Ah, comunque... Vabbè. Guarda quanta roba. Cos'è questo? Un biglietto da visita di Rank. Dottor Rank, medico chirurgo. Deve averlo buttato nella cassetta proprio adesso quando è uscito. Era sopra tutto il resto. C'è scritto qualcosa? Che scherzo macabro. Una croce sul nome. Sembra una partecipazione funebre. Infatti. Cosa? Te l'ha detto lui? Sì. È un addio. Si chiude in casa a morire. Povero Lanker. Ma io lo sapevo che era condannato. Ma così presto.
e si nasconde come un animale ferito. Se deve succedere, meglio in silenzio. Ormai faceva parte della nostra casa. Io non riesco a immaginarmi che non ci sia più. Ma forse per lui è meglio così, povero Rack. E per noi? Adesso noi siamo proprio soli. Possiamo contare soltanto su noi stessi, l'uno sull'altro. Nora, Nora, io vorrei stringerti a me, proteggerti. Mi sembra di non farlo mai abbastanza. Desidererei quasi che tu fossi in pericolo, perché io possa fare qualche cosa di più per te, un vero sacrificio. Adesso leggi le tue lettere. No, questa sera no. Voglio stare insieme a te. No. Col pensiero di Rank che muore. Siamo turbati, vero? Eh sì, è giusto. Per noi si è messa questa cosa spiacevole. Spiacevole. L'idea della morte, dell'annientamento. Dobbiamo aspettare che ci passi. E allora, diamoci la buonanotte. 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 Dormi bene, Nora. Buonanotte. Lo sai che cos'è questa? Sì. Lo sai cosa dice questa lettera? Sì, lo so, ma lasciami andare. Ma dove vuoi andare? No, non devi sacrificarti per me, Torvald. Ma allora è vero. È vero quello che dice. Ma no, è pazzesco, non può essere vero. Sì, sì, purtroppo è vero, Torvald. Perché io ti volevo troppo bene, capisci? E non potevo... Ma lascia stare questa storia adesso. Ma Torvald... Ma non capisci, è pazzesco. Io non voglio che tu faccia come hai detto. Non devi, non puoi sacrificarti per me. Non no, è giusto smettila. Che sia tu a portare... Smettila. Niente commedia adesso. Tu adesso vieni qua e mi rendi conto. Ma lo capisci almeno quello che hai fatto? Rispondi. Lo capisci? Sì. Forse comincia a capire. Ma che bella sorpresa. Per 8 anni ti sei lasciata coccolare come se fossi una ragazza pulita, innocente. E sapevi di avermi fatto questo? Ipocrita! Ma io dovevo aspettarmelo una cosa del genere. Per forza! Con i bei principi di tuo padre. C'era da prevederlo. E lei ha ereditato tutta la sua mentalità. Religione, morale, senso del dovere, niente. E mi sta bene. Perché io l'ho aiutata a cavarsela quella volta. Così imparo. L'avevo fatto per te, naturalmente. E tu? E questo è il tuo ringraziamento. Sì. Ma sì, che cosa? Ma lo sai... Che è un disastro, lo sai? Sono nelle mani di un uomo che può fare di me tutto quello che vuole. Può chiedermi qualsiasi cosa, esigere da me qualsiasi cosa gli passa per la mente e impormelo. E io zitto, non potrò farci niente. Dovrò andare a picco con le mani legate per colpa della tua incoscienza. Se io non ci fossi più, forse tu potresti ancora... Niente frasi, per favore. Anche tuo padre credeva di risolvere tutto con frasi del genere. A chiacchiere. E anche se tu facessi quello che dici, se tu sparissi, eccetera, eccetera, cosa credi di risolvere? Cosa ci guadagno io? Quello parla lo stesso. E tutti credono che io ti abbia tenuto il sacco, che io sia stato il tuo complice, l'istigatore. Ah, tante grazie. Mi hai sistemato bene. E io, idiota, idiota che ti ho sempre portato in palma di mano, ma ti rendi conto dello scherzo che mi hai fatto? È così pazzesco che io non riesco ancora a crederci.
bisogna fare qualche cosa. Bisogna fare qualche cosa. Io non so che cosa, ma bisogna... Togliti subito quella cosa di dosso. Ho detto di toglierti questa roba di dosso. Prima di tutto io devo trovare un mezzo per tacitare quell'uomo. Costi quello che costi. Quanto a noi, non cambierà niente in apparenza. Intendo dire, agli occhi del mondo, naturalmente. Tu resterai qui in casa mia. Non lascerò, naturalmente, a te l'educazione dei miei figli. Non voglio che tu li tiri su a modo tuo. E pensare che io devo parlarti così come se tu non fossi stata, come se non fossi... Ma ormai basta. È finita, non si tratta più neanche di noi, del nostro matrimonio. Si tratta solo di salvare le apparenze. Che può essere quest'ora? Che sia lui. Che abbia già... Tu vattene subito in camera tua. Potrò sempre dire che sei malata. Avanti, vattene! Una lettera per lei. Dai a me. Sì, è sua. Vai, vai pure. La leggo io. Come vuoi. Non ho neanche il coraggio di aprirla. Forse si è stancato di aspettare. La sua lettera è qui da ieri, capisci? Forse ha preferito vendicarsi. Può essere vero. Eh sì, invece è vero. Sono salvo. E io? Ma sì, certo, anche tu naturalmente. Siamo salvi. E guarda, ti restituisce la ricevuta. Dice che... Cosa dice? Che si pente, che è un felice cambiamento della sua vita, eccetera, eccetera. Ma cosa ci importa di quello che dice? Siamo salvi, Nora. È questo l'importante. È questo quello che conta. Prima di tutto distruggiamo questa roba. Guarda, non voglio neanche vederla. Preferisco pensare che sia stato tutto un brutto sogno e basta. Ecco. Così è finita. Dice che dalla vigilia di Natale tu... Devono essere stati giorni spaventosi. Hai sofferto, ti sei disperata. Non trovavi altra soluzione. Ma adesso basta. Noi dobbiamo cancellare tutto questo. Godiamoci la consolazione di esserne usciti. È solo questo che conta, che è finita. Nora, ma che cos'hai? Sembra che tu non abbia capito. Il pericolo è passato. Non c'è più. Ah, sì, capisco. Tu credi che io non ti abbia ancora perdonato. Ma ti giuro invece che è proprio così. Io ti ho perdonato completamente. E sai perché? Perché quello che hai fatto, l'hai fatto per amore mio. Questo è vero. Sì, lo so, tu mi hai amato, in questo sei stata una buona moglie. È il giudizio che ti è mancato, la capacità di scegliere i mezzi. Ma cosa credi, che tu non mi sia meno cara per questo? Ma niente affatto, tu affidati pure a me e io saprò essere il tuo sostegno, la tua guida. Non fare caso a quello che ti ho detto poco fa nell'agitazione del momento. Lo capisci, no? Sembrava che tutto stesse crollandomi addosso. Ma io ti ho perdonato, ti ho proprio perdonato.
Nora, dove vai? Cosa fai? Vado a togliermi questo travestimento. Sì, sì, cerca di calmarti, poverina. Cerca di riprenderti. Hai proprio bisogno di riposo. E che stanotte potrai riposare finalmente. È finita. Io so tutto e tu sei di nuovo sotto la mia protezione. Sei al sicuro qui, nessuno ti minaccia più. Vedrai, vedrai. Domani tutto ti sembrerà diverso. E piano piano non ci sarà neppure bisogno che io ti ripeta continuamente che ti perdono, ti perdono, ti perdono. Lo capirai da te stessa. Ne avrai la certezza. Ma scusa, potevi davvero pensare che io ti allontanassi da me? Che io potessi serbarti rancore? Niente affatto, cara. Tu non lo sai. Per un uomo è una grande soddisfazione poter perdonare completamente, sinceramente. In questo modo la sua donna diventa ancora più sua, come se lui le avesse dato la vita una seconda volta. Così, capisci? Lei non è più soltanto la sua sposa, ma un po' anche la sua figlia. Ecco, questo tu, d'oggi in poi, sarai per me. Povero pulcino mio sperduto. Tu sii sempre sincera con me e io saprò essere la tua volontà e la tua coscienza. Ma cosa fai? Ti sei vestito? Sì, Tobal. Mi sono vestita. Ma non vai a riposare? No. Ma Nora, non è tardi. Siediti. Dobbiamo parlarci. Ma io non capisco. Senti. Devo dirti molte cose. Mi spaventi. Ma scusa, io non ti capisco. Ecco appunto, sì. Si tratta proprio di questo. Tu non mi capisci. E anch'io non ti ho capito. Mai. Prima di stasera. Non interrompermi, ti prego. Devi soltanto ascoltarmi. Questa è una resa dei conti, Torvald. Ma che cosa vuoi dire? Sono 8 anni che siamo sposati. E non è strano che noi due, tu ed io, marito e moglie, parliamo seriamente per la prima volta. Ma come seriamente? In 8 anni, anzi di più, da quando ci conosciamo, noi non abbiamo mai parlato di cose serie. Ma scusa, volevi che ti mettessi al corrente delle mie piccole difficoltà quotidiane? Comunque non avresti potuto affrontarle né aiutarmi a... Non parlo di quelle piccole difficoltà. Dico che non abbiamo mai cercato di esaminare insieme, a fondo, i veri problemi, le cose che contano. Ma cara, non mi pareva che tu ti interessassi al... Alle cose che contano. Già. Tu non l'hai mai sospettato, Torvald. E proprio questa è la grossa ingiustizia che ho subito. Prima da mio padre e poi da te. Da tuo padre e da me? Proprio noi due che ti abbiamo amata e protetta più di ogni altro al mondo. No. Voi non mi avete amata. Siete semplicemente divertiti a coccolarmi. Ma è assurdo. È così, Torvald. Quando stavo con mio padre, lui mi metteva al corrente di tutti i suoi pensieri e io li facevo diventare i miei, solo che se ero di opinione diversa non potevo dirglielo perché non gli avrebbe fatto piacere. Diceva che ero la sua bambola e giocava con me come io giocavo con le mie bambole. Poi sono passata in questa casa. Passata in questa casa? Ma è questo il modo di parlare del nostro matrimonio? Intendo dire che
sono passata dalle mani di papà alle tue. E tu hai sistemato tutto secondo i tuoi gusti e io ho fatto in modo di condividerli. O forse ho finto di condividerli. Non lo so. Forse un po' era vero e un po' no. Penso, mi sembra di avere vissuto qui dentro come una mendicante, alla giornata. Io ho vissuto facendo le capriole per te, per divertirti. Era questo che volevi. Tu e mio padre avete sbagliato molto con me. È colpa vostra se sono così. Sei ingiusta, sei ingrata. Tu non sei stata felice qui. No. Credevo. Ma non lo ero. Ma tu non sei stata felice? Allegra. Non soltanto allegra. Tu sei stato molto buono e gentile con me. Ma vedi, questa non era una casa. Questa era la stanza dei giochi. Io qui dentro ero la tua moglie bambola, come nell'altra casa. Io sono stata la bambola bambina di mio papà e così via. I miei figli erano le mie bambole e quando tu giocavi con me io ero contenta, così come i bambini erano contenti quando io giocavo con loro. Questo è il nostro matrimonio, Thorvald. E me lo dici così? E io non sono la donna capace di educare i tuoi bambini. Ma no. L'hai detto anche tu. Ma sì, l'ho detto così, in un momento di rabbia. Ma io ti dico che è vero, che hai ragione. Io non sono all'altezza. E prima devo tentare di educare me. Tu non puoi aiutarmi, devo fare da sola. E me ne vado. Cosa? Devo essere sola per rendermi conto di me stessa, delle cose, di tutto. Io non posso più stare qui. Ma Nora! Vado via. Questa sera andrò da Christine. Ma sei pazza! Porto via le mie cose e da te non voglio più niente, né adesso né mai. Ma io non posso permetterlo, anzi, ti proibisco. No, Toma. Tu non puoi più proibire niente. Domani torno a casa. Volevo dire al mio paese. Penso che là mi sarà più facile ricominciare. Ma figurati cosa ti illudi di fare con l'esperienza che hai. Dovrò farmela, l'esperienza. Senti, non puoi abbandonare la casa, tuo marito, i tuoi figli. Ma non pensi alla gente. Questo proprio no. Devo pensare a me. Ma questo è immorale. E i tuoi doveri. Cosa sono? Occorre che te lo dica. Non lo sai che hai dei doveri verso di me, verso i figli che hai messo al mondo? Sono doveri sacri. Ci sono dei doveri altrettanto sacri. Ma sì, ho capito verso te stessa. Sì. Niente affatto. Prima di ogni altra cosa, sei moglie e madre. Non credo. Non credo. Penso di essere anzitutto una creatura umana. Come te. O almeno voglio tentare di diventarlo. Sì, lo so che la gente ti darà ragione. Anche nei libri è stato scritto qualcosa che ti dà ragione, ma quelle regole non vanno più bene per me. Io devo pensare, devo riflettere, devo rendermi conto da sola di tutto. E la religione? Sai, Thorvald, anche la religione non so bene che cosa sia. A questo punto. Io mi ricordo tutto quello che diceva il pastore Hansen. Che la religione era questo e quest'altro, sì. Mi ricordo. Ci penserò.
quando sarò sola vedrò se le cose che diceva il pastore sono vere. Cioè, se sono vere per me. Ma è inaudito. Fa impressione sentire dire certe cose da una donna. La religione no. È la coscienza. Non hai senso morale. Non è facile risponderti. Non saprei. Io mi confondo in queste cose. Quello che certo è che non la penso come te. Anche la legge non è giusta come credevo. Ma tu parli come una bambina. Non capisci la società nella quale vivi. È vero. Ma mi sforzerò di capirla. E spero di riuscire a scoprire se ho ragione io o la società. Ma tu non stai bene. È chiaro che è la febbre. Io sono sicuro che tu stai delirando. No, non mi sono mai sentita così lucida e sicura di me. E puoi lasciarci così? Sì. Allora... c'è una sola spiegazione. Quale? Tu non mi ami più. È vero. Nora. Mi spiace, Thorvald, perché tu sei sempre stato buono con me, ma cosa posso farci? Non ti amo più. E anche questa è una convinzione lucida e sicura. Ecco perché me ne vado. E puoi anche spiegarmelo perché e come ho perduto il tuo amore. Sì. È stato questa sera. Quando mi sono accorta che il prodigio non avveniva. E allora io ho capito che tu non eri l'uomo che credevo io. Spiegati meglio, per favore. Io ho aspettato pazientemente, per 8 anni. Mio Dio, lo capivo bene, sai, che i prodigi non sono cose di tutti i giorni. Ma poi si è presentata questa occasione, questo pericolo. E io mi sono messa ad aspettare, sicura, con una fede cieca. Quando... la lettera di Krogstad era là dentro. Io non ho pensato neanche per un attimo che tu avresti potuto cedere al ricatto di quell'uomo. Io ero certa che gli avresti detto, fa pure quello che ti pare, dillo pure a tutti quanti. E dopo? Già, dopo averti esposto alla vergogna, al disprezzo della gente. E allora ti saresti fatto avanti e avresti assunto, come dicevi, ogni responsabilità, dichiarando a tutti, sono io il colpevole. Sì, ma allora tu non avresti mai... Sì. Sì, intendi dire che io non avrei mai accettato il tuo sacrificio. È vero, sai. È vero, ma che cosa poteva valere la mia parola contro la tua? Nessuno mi avrebbe creduta, vero? Era questo il prodigio che aspettavo. Anche se mi faceva paura. Inevitabile. Appunto, io potevo solo uccidermi per tentare di evitarlo. Nora, ma non capisci che io farei veramente qualsiasi sacrificio per te. Lavorare, sopportare fatiche, dolori. Ma nessuno può sacrificare l'onore. Migliaia di donne l'hanno fatto. Ma tutto questo non ha senso. Tu pensi e parli come una bambina incosciente. Ah, sì. Sarà anche così. Ma tu, Thorvald, non pensi e non parli come l'uomo che può vivere insieme a me. Prima, quando ti è passata la paura, ma la paura, ma non del pericolo che minacciava me, ma il tuo terrore, il panico per te stesso, quando è passato, era come se non fosse successo niente, tutto come prima. Allora io ero di nuovo il tuo pulcino, il tuo topino, la tua bambola, che magari tu avresti trattato un po' più delicatamente perché era tanto fragile. Tu
Corval. Allora io ho visto tutto chiaramente. Io ho capito che qui ero stata 8 anni insieme ad un estraneo. E che da questo estraneo avevo avuto 3 figli. Dio, lo sai che non posso pensarci. Vorrei strapparmi a pezzi. Capisco, si è scavato un abisso fra di noi. Ma non pensi che potremmo... Così come sono... No, non posso fare niente. Ma io sì, io posso cambiare. Forse, se ti portano via la bambola. Ma io non posso sopportarlo, io non resisto all'idea. Bisogna farlo allora, subito. Ma no, non subito, ti prego, non così, stasera. Stasera? Ma no, aspetta almeno domani. Non posso passare la notte in casa di un estraneo. Ma io pensavo che potresti fermarti qui. Potremmo vivere come fratello e sorella. No, lo sai che non durerebbe. Addio, Torvald. Non voglio vedere i bambini. So che sono in buone mani. Migliori delle mie. Così come sono, non servo a niente per loro. Ma forse Nora... Forse un giorno tu... Come faccio a saperlo? Non so nemmeno che cosa sarà di me. Però sei sempre mia moglie. Senti, Torvald, io ho sentito dire che la legge, quando una moglie le lascia il tetto coniugale, esonera il marito da ogni impegno. Non so se è così. Comunque io... ti sciolgo da ogni impegno. Tu sei libero. E anch'io voglio esserlo. Non siamo più legati in nessun modo. È finita. Lascio qui le chiavi. Per la casa le donne ne sanno più di me. Domani verrà Cristina a ritirare la mia roba e quella che ho portato da casa. Me la spedirà. E non penserai più a me? Certo che penserò a te. Spesso. E anche ai bambini e a questa casa. Posso scriverti? No. Te lo proibisco. Potrò mandarti almeno. Niente. Aiutarti se ne avrai bisogno. Niente. Niente. Non accetto niente da un estraneo. Non sarò altro che un estraneo. Per te. Per sé. Come si fa a saperlo? Dovrebbe avvenire il prodigio. Un miracolo. Che cosa? Cambiare tutti e due. Trasformarci talmente che... Io non credo più a queste cose. Ma voglio crederci io. Su, avanti, dillo. Trasformarci talmente che... la nostra convivenza diventi un matrimonio.